Conferenza stampa questa mattina e viene presentata la terza lista che appoggia Alfredo Liguori con capolista Monica Giuliano. Ascoltiamo sia Alfredo Liguori che Monica Giuliano. Presentiamo la lista, presentiamo il simbolo, che io sono una persona onesta e devo dire abbiamo costruito le due liste che affiancano la terza. La terza sta in costruzione, da oggi parte la terza lista da costruire, assolutamente. Abbiamo 70 giorni per l'inizio della campagna elettorale, voi sapete bene che prendiamo come data e dobbiamo essere pronti per quella data, che è il 26 maggio, 26 aprile si presentano le liste, 10 giorni prima c'è l'inizio della campagna elettorale. Questi 70 giorni lavoreremo per la costruzione della terza. Monica Giuliano, che è arrivata in questo momento, la saluto. Nasce così, nasce, sono quelle cose della vita. Io conoscevo di nome, di vista Monica Giuliano. In questi giorni, in questi 10 giorni, ci siamo conosciuti. È stata una cosa bellissima, perché è nato un rapporto che va al di là della politica. Perché io parto dal concetto che per affrontare queste cose qua, prima viene... deve nascere prima il rapporto fra le persone e dopodiché viene la politica e viene il governo della città. Con Monica ci siamo sentiti, abbiamo parlato delle mie idee, di quello che volevo fare, di come volevo andare avanti, come volevo costruire il mio progetto, come è nato. Non lo ripetiamo perché poi lo diremo in conferenza stampa. E è nata questa cosa e lei ha condiviso insieme a me il progetto. Non si può parlare, non entro nel merito, non voglio entrare neanche nel merito, possiamo entrare anche dopo nel merito di che cosa è stato il suo assessorato, della sua scelta, di queste cose qua. Poi vi dirà Monica tutte le motivazioni della scelta che ha fatto insieme a me. Un impegno con Alfredo Liguori, perché con Alfredo Liguori ho condiviso un progetto che vede chi si propone alla guida di questa città non come protagonista assoluto, come decisionista solitario, ma come un promotore, un coordinatore di un gruppo di persone che lavorano insieme per il bene di questa città. Ritengo che sia fondamentale per Battipaglia la figura di una persona di esperienza, esperienza politica, esperienza di amministratore, esperienza di vita, un po' un buon padre di famiglia che oggi chiede aiuto a chi vuole rimboccarsi le maniche e lavorare per il bene di questa città. Quindi una persona di grande coraggio, ma anche di grande umiltà, pronta a costruire un progetto insieme. E da qui nasce Battipaglia insieme.